Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di Phase Mistress, un plugin davvero incredibile, molto bello, lo utilizzo da davvero tanti anni e la cosa più interessante è che fino al 15 novembre è totalmente gratuito. Di solito lo trovate a 99 dollari o come feci io che acquistai il bundle completo di tutti i prodotti Soundtoys. È un plugin phaser. Permette di passare dalle sonorità più classiche del phaser, che spesso è l'effetto che utilizzano i chitarristi, ma anche appunto nel mixaggio. Soundtoys è un'azienda che viene molto utilizzata per chi produce musica, sia più classica, poi verso il filone più elettronico, ma anche per chi si occupa di sound design. Questo perché la caratteristica dei vari plugin di Soundtoys è spesso quella di offrire controlli aggiuntivi, delle funzionalità molto a volte intricate che permettono di avere un'infinità di palette diversa di risultati sonori che potete avere. A me piace molto perché appunto potete utilizzare i controlli principali ma anche andare molto di più nel dettaglio. Io lo adoro, non mi ricordo se lo misi nei miei preferiti, nella mia top list, in ogni caso è un plugin che effettivamente uso. Soundtoys come azienda mi piace tantissimo, questo perché non ho mai trovato problemi di compatibilità con i plugin, nessun bug, nessun problema, funzionano sempre, sono davvero solidi, non rilasciano per nulla tanti aggiornamenti, nuovi plugin ogni giorno, assolutamente no, anzi sono molto fermi sui prodotti che hanno ormai da davvero tanto tempo, ma la cosa ottima è che funzionano sempre, zero problemi e mi piacciono davvero tanto perché offrono delle cose in più che i competitor non offrono. Andiamo a vedere come funziona. Eccoci qua su Phase Mistress. L'interfaccia è molto semplice, ma se noi andiamo ad aprire lo Style Editor, LFO o Tweak, troveremo poi delle funzionalità aggiuntive. Un phaser può partire da sonorità più classiche, dei classici pedali da chitarra, fino a cose molto più elaborate e molto più articolate. I controlli principali sono il mix, quindi dry wet, la frequenza di intervento dove lavorerà, attorno a cui lavorerà il phaser. Come sappiamo, poi il phaser sposterà questa frequenza avanti e indietro attraverso altri controlli che vedremo dopo. Possiamo andare a diminuire o aumentare la risonanza, che andrà molto di più a enfatizzare l'effetto, quindi il punto in cui interverrà il phaser sarà molto più marcato, e la modulazione. La velocità rate, che sarà poi abbinabile a diverse potenzialità, diverse forme e diversi modi di intervenire, e poi troviamo tutti i controlli aggiuntivi che sono pazzeschi. Facciamo qualche prova. Allora, partiamo con un mix, alzeremo poi il mix e proviamo a cambiare un po' i controlli principali. Il bello di questo Phase Mistress, che è derivante dai hardware più classici di questo mondo di modulazione. Quindi, se poi andiamo in style, vedete che qui abbiamo un'infinità di opzioni, tutte da provare perché suonano alcune un po' più simili, altre in modo drasticamente diverso. Partiamo. Tutto, essendo derivante da un circuito analogico, anche modificando l'input e l'output subirà delle variazioni. Se stiamo intorno al giallo, stiamo già lavorando vicino al punto poi dove avremo una distorsione, ma questo potrebbe anche essere una cosa voluta, perché aumentando il gain d'ingresso avremo anche delle armoniche diverse in base a come faremo lavorare l'input. Quindi a tutti gli effetti è
un effetto che risponde a quanto segnale mando al suo ingresso. Proviamo. Quindi posso sfruttarlo in davvero tante tante cose che voglio realizzare. Proviamo un po' di style diversi. Vedete che alcuni sono simili, altri suonano molto diversamente. Ovviamente parliamo sempre di un phaser, quindi la sonorità sarà quella. Qua sotto abbiamo altri strumenti per modificare la timbrica. Se andate poi sul manuale, ogni singola voce viene spiegata esattamente come fa. Non è lo scopo di questo video vedere tutti i controlli e andare a spiegare quello che fanno, anche perché secondo me è anche un effetto che va conosciuto, va provato un po', ma è molto sperimentale, nel senso che per ottenere magari qualcosa di un po' diverso vanno capiti i controlli, ma va anche provato, va modificato in tempo reale, va visto cosa succede. Cioè molti degli effetti un po' più particolari li ottenete provando, li ottenete per, a volte anche facendo delle cose un po' casuali. E comunque, come sempre, ci sono anche una serie di preset molto molto belli, ben fatti, che vi danno già delle basi. Ad esempio per le chitarre avete già delle basi pronte, effetti ritmici che si muovono, molto molto belli anche i preset. Mi piace davvero molto come lavora Soundtoys anche nell'offrire dei preset molto utilizzabili e super utili. Supponiamo di aver di impostare uno stile Super 7 di base, e adesso, come avete visto, con Frequency, se fate tasto destro, comunque vi dà anche la frequenza con gli hertz. Qua vi dà in decibel, qua vi dà un numero da 0 a 1 perché non è un numero con unità di misura, e comunque vi dà la possibilità di capire esattamente cosa state selezionando. E questo, come abbiamo visto, va a spostare il punto di dove inizierà a lavorare il filtro, e gli altri li abbiamo già nominati prima. Il modulation, appunto, è quanto effetto voglio applicare attraverso la modulazione. Ma non è finita qui. Allora, innanzitutto qua modulation, vi rendete conto di quello che accade, perché se io riduco modulation vedete che questi LED meter non vanno fino in alto. Questo vuol dire che non andrà a modulare completamente il mio suono, quindi è molto intuitivo anche grazie alla grafica. E qua, come abbiamo visto, c'è il colore classico moderno, va a cambiare appunto il circuito di utilizzo. Normal o high, molto semplice, più risultato di modifica sonora o meno risultato di modifica sonora, la fase, se va a modificare quella positiva o negativa, e la fase dedicata alla risonanza, stessa cosa, positiva o negativa. Ma come abbiamo detto, non è finita qua. Il rate sarà la nostra velocità di modulazione, che vedo anche qua come interverrà. Posso cambiare la forma di intervento, posso vederlo molto bene qua da LFO, oppure se vado su tweak, qua vado a modificare, ovviamente poi lo vedremo, le varie tipologie di modulazione, e su tweak posso anche vedere cosa accade. Vedete che qua, se cambio shape, mi dà delle forme diverse.
che posso anche modificare. Questa è una cosa molto interessante. In alcuni plugin non posso andare a fare questa operazione, qua è completamente configurabile. Poi vado a vedere che c'è Frequency Modulation, vado a modificare le ottave, Resonance Modulation. Queste cose sì, potete farle anche con altri plugin, ma qua mi piace molto perché è tutto a portata di mano e molto molto intuitivo, secondo me. Qua comunque avete anche un elenco, che avete visto anche qua sopra, di forme d'onda classiche, e posso ad esempio andare a prendermi il mio ramp down e vedete che vado a smussarla. Forse questo non è l'esempio migliore, ma la triangolare posso andare a smussarla in questo modo qua o in questo modo qua. Vedete che dipende dal mode che voi selezionate, quella triangolare può essere completamente modificata in base al disegno che volete. Qua in analog style vedete che avete vari stili. Adesso siamo su distortion, tenderà a distorcere. Diciamo che potete sbizzarrirvi con quello che volete, non c'è nulla da dire se non provare, provare e provare. Ma non è ancora finita qua. Oltre alla velocità e oltre alla forma, abbiamo anche diverse modalità. Ritmica. Anche qua si apre un altro pezzettino del menu e vediamo cosa succede. Allora, innanzitutto avete visto che è apparso il tap tempo e noi siamo sincronizzati col tempo della nostra DAW. Possiamo modificare, andare a renderlo un po' più lento e comunque avete sempre la shape di prima. La comodità che ha tempo col vostro progetto. Qua potete andare a modificare quello che volete, potete modificare la grid e allo stesso tempo andare a cambiare, ad esempio in 32esimi. C'è poco da dire, cioè ci sono un'infinità di opzioni in base alla modalità musicale che di solito appunto serve per sincronizzarla con il vostro progetto. Spesso utilizzo questo se appunto parliamo di musica, abbiamo bisogno di sincronizzarci con il progetto ed andare a tempo automaticamente. Qua potete comunque modificare quello che volete e ne avete finché mai di opzioni. Qua se volete slegarvi dal MIDI o no. Poi troviamo envelope, qua cambia di nuovo. Questo è molto bello perché va a far riferimento a una threshold. Se il mio inviluppo non raggiunge, quindi l'ampiezza del segnale non raggiunge la threshold, non entra in funzione il phaser. In base all'inviluppo, scusate, in base alla threshold cambia anche quanto può agire o meno. Avete un attacco e un rilascio. Ottenete dei risultati completamente diversi. Random, questo può essere comodo perché va a randomizzare completamente dei parametri. Step. Sentite che va a triggerarlo quando premo il tasto.
in un istante, molto molto bello, questo è pilotabile via MIDI senza nessun problema, o con una DSR, questo senza andare a modificare attraverso l'inviluppo e analizzarlo, questo semplicemente si attiva o meno. Siamo arrivati alla fine del video. Come avete visto, le potenzialità, le sonorità sono infinite, non ci sono limitazioni, potete fare alla fine tutto quello che volete fare su modulazioni, cambiare parametri, input. Sentite che suona molto diverso da quando aumentate l'input, inizia a funzionare di più l'interazione del circuito analogico. Quindi non vi resta altro che scaricarlo, ricordatevi fino al 15 novembre avete bisogno di un account iLock e fatemi sapere se già lo utilizzate o se finalmente entrerete anche voi tra gli utilizzatori di SoundToys. Ci vediamo nel prossimo video, ciao!